Ok, siamo qui con Lorenzo Licita, il Ciao a vincitore tutti. di X Factor 11. La prima cosa che mi viene da pensare è quello del tuo percorso musicale, cioè sei partito con dei brani un po' più ricercati, poi invece sei esploso con brani tipo Rihanna, Lady Gaga e i Sì. Queen. Secondo te questa scelta ti ha premiato maggiormente oppure in ogni caso comunque è parte del tuo percorso? Guarda, abbiamo voluto far vedere al pubblico le diverse sfumature della mia voce, quindi del mio range vocale, del mio repertorio. Sicuramente la voglia di sfruttare un po' il range, il repertorio, soprattutto finale, ecco, Rihanna, Lady Gaga, era un po' il mio stimolo iniziale. Mi sono presentato insomma alle auditions con Madonna, ho continuato i bootcamp con Sia, quindi era quella la mia identità, la forza su cui volevo battere. Con Mara si è fatto un percorso un po' in salita, quindi abbiamo iniziato da un percorso diverso che fosse un po' più netto, più spesso, per poi finire un po' in quello che era il repertorio che mi piace di più. L'ha detto anche Levante: quando canti questi pezzi, sei te stesso, ti diverti sul palco. E io in realtà cantando quei pezzi mi sono divertito tantissimo. Dietro di te si fa per dire, al secondo posto ci sono stati i Maneskin, che sono praticamente i concorrenti che tutti quanti ipotizzavamo potessero vincere quest'anno. Invece, per mia fortuna, perché io tifavo da te fin dall'inizio, hai vinto tu. Con i Maneskin e con Damiano mi pare di capire che non ci sia stato particolarmente, che ne so, litigio o cose di questo genere. Anzi, in realtà vi siete in conferenza stampa abbracciati, Sì, c'è grande amore, dici un po'. assolutamente sì. Damiano è una grandissima persona che tante volte maschera la sua bontà, come dice lui, con un filo d'arroganza. In realtà è davvero un ragazzo da scoprire e che ha tanta umanità dietro, che poi in realtà dà sul palco in maniera diversa con tanta forza. Forse quello è il suo segreto. Sicuramente hanno fatto dei bellissimi commenti anche sulla mia vittoria, perché insomma sono rimasti molto contenti e hanno detto ha vinto, insomma, chi se lo meritava davvero. Questo mi fa molto, molto piacere, mi fa capire sempre di più quanto siano davvero dei ragazzi sinceri e che alla loro età hanno molta, molta maturità. Tu sei rientrato, diciamo, nella società perché eri nella bolla di X Factor, per cui non sapevi Sì. nulla di tutto quello che è successo dietro. Sappi che durante la finale, Sì. Nick, il cantante Filippo Neviani, ha twittato su di te e ha Caspita, questo non lo detto: sapevo. molti ti ha fatto i complimenti per aver vinto, però ha detto: però questo inedito in inglese, magari inizia a cantare in italiano. C'è questo in progetto? Assolutamente sì, c'è la voglia di percorrere un percorso in italiano e di iniziare a lavorare su quelli che sono dei pezzi non inglesi. Sicuramente per far questo c'è bisogno di tempo, quello che in questi 2 mesi a X Factor insomma non avevamo, e quindi la scelta di sfruttare un territorio neutro quale l'inglese è stata la cosa più immediata e più semplice, ma ora insomma riflettori spenti su X Factor, con un tempo più maturo e diverso lavoreremo sicuramente a un percorso in italiano. Ok, chiudiamo questa intervista dicendo a chi dedichi questa vittoria. Immagino forse a qualcuno particolarmente vicino che hai nel cuore, qualcuno si parla addirittura di una fidanzatina. No, la dedico invece a persone insomma un po' più concrete. Sicuramente a Fortunato Zampaglione, che ha scritto In the Name of Love e mi ha donato un pezzo così grande. Lui ha scritto per i grandi, Mengoni, Renga, Patti Pravo, Michelin. Pensare che ci sia anch'io come nome tra l'Olimpo dei suoi pezzi sicuramente mi rende molto, molto onorato. E poi la dedico a mio nonno, che in questi 2 mesi è venuto a mancare, quindi è venuto insomma in maniera diversa, mi segue da su.